vivono sotto lo stesso tetto. E ora passiamo al tema della scuola. Migliaia di studenti sono in trepida attesa per conoscere... Quando i confini imposti da un'epidemia possono diventare paletti di sicurezza che permettono di oltrepassarli. Riuscire a trascorrere il Natale con il nonno, sconfiggendo la solitudine dell'isolamento, ma assicurando la prudenza di comportamenti, è la trama di un corto cinematografico realizzato dagli alunni della terza C del liceo Alvise Cornaro di Padova. Il film è visibile nel canale YouTube. Ma tu li leggi i giornali? Sì, papà, li leggo. Li leggono tutti. Boh, non mi sembra. Cosa ti sei preparato? Tacchino e patate. Il menù che faceva sempre la mamma. Li starei anche mangiando se fossi a casa mia. I tuoi nipoti ti vogliono salutare dalla finestra. È pur sempre la vigilia. Oggi siete ritornati in classe, finalmente. Finalmente o avete paura? Come rivivete questo ritorno tra i banchi, ritorno in classe per metà? Com'è stata la didattica a distanza? Finalmente torneremo a scuola. Credo che stare a scuola, fare lezione, vedere il proprio professore e poter veramente parlare, credo sia veramente importante. Potersi concentrare, non avere distrazioni, perché ovviamente con la didattica a distanza che ci ha permesso comunque di seguire le lezioni da casa, sicuramente non era lo stesso, non è stato lo stesso. Ovviamente bisognava adattarsi perché questa era la situazione e altro non potevamo fare. Io personalmente l'ho anche incontrato questo Covid, sono stato a casa per 3 settimane, non auguro a nessuno questa cosa. Anche se so che questo è il minimo, so che molte persone è andata molto peggio di me, però veramente l'isolamento è molto, molto stressante, quindi sì, devo dire che un po' mi preoccupo adesso di questo rientro. Sono felice perché ho visto un po' di miei compagni in classe, però la tranquillità non è al 100%, devo essere sincero. Allora, lei sa che qui noi avevamo il 50% dei ragazzi, quindi ne avevo 50 dietro lo schermo e il 50% davanti. Ho provato una grandissima emozione nel rivedere i loro visi, perché per me poterli proprio osservare direttamente poteva essere il vero senso della scuola. E un pochino la tristezza di non avere con me gli altri 50%, che comunque ovviamente è entrato in contatto, un senso un attimino di dispiacere per questi ragazzi che avrebbero voluto esserci, ma che comunque ho cercato di accogliere con tutta la misura, l'equilibrio e la serenità di cui sono stata capace.